A Miranda Perinelli, segretaria provinciale della CGIL di Viterbo, oggi in piazza per protestare contro i 73 esuberi di Villa Rosa. Come è la situazione e quello che farà il sindacato a riguardo? La situazione è drammatica, un po' coinvolge la sanità privata in questi ultimi tempi. Coinvolge la sanità privata di questi ultimi tempi. Purtroppo i finanziamenti sono stati ridotti, la sanità pubblico-privata accreditata dalla regione, poi ci sono stati anche dei bilanci secondo noi poco chiari, quindi va anche approfondito quell'aspetto, perché ritengo che 73 licenziamenti siano veramente troppi, la chiusura di 3 reparti e l'esternalizzazione di alcuni servizi importanti per la cittadinanza, quindi credo che siamo qui oggi per dire, insomma, per fare in modo che questa quasi, non dico chiusura, ma insomma riduzione forte di questa struttura, tra l'altro che ci sono malati particolari, se possiamo dire, no? E un po' come Villa Buon Respiro, sono malati, utenti che hanno delle patologie, tra l'altro sono strutture uniche, questa è la cosa che più fa male, sono strutture uniche che curano questo tipo di malattie, quindi riteniamo che sia doveroso che ci ripensino e che si ripensi a quella struttura come perlomeno mantenere quello che c'è, insomma.